Metti Z alla fine, va bene. Hogwarts Legacy. Fatto. Allora, eccolo qua. Tra l'altro c'ho anche... No, non ho messo Hogwarts, la Z in Hogwarts. Ho messo Hogwarts Z alla fine. Z. Vai a pisciare, sono già andato. Sono andato proprio prima di iniziare il game. Quando faccio il Reddit? Lo faccio lunedì e giovedì, patatino. Sono tornato a scuola Z. No, Under, dai, ti prego. Mi spiace. 10 sub e vado al bagno. Ci sono delle regole qua. Non possiamo travisare le regole. Che cazzo dobbiamo fare, tra l'altro? Non mi ricordo neanche più. Vai in bagno, 10 sub, altrimenti non si può fare. Mi spiace. È un regolamento scritto, quindi... L'ho proprio firmato col contratto di Twitch. Per 100 sub stai fino alle 3. Sì, sì. Per 100 sub vado avanti fino alle 3 a giocare. Per 100 sub, sì. Mi pare più che giusto. Che cazzo dobbiamo fare? Non mi ricordo più. Ah, è vero, dobbiamo colpirla. Lumos. Lumos. Si dice che in origine le postazioni dei tavoli furono scelte dai centauri per l'osservazione rituale. È bello esplorare con qualcuno che ama le stelle quanto me. Io sono felice di essere qui. Un deficiente. Non è così inquietante qua fuori di notte. Quelli eravamo del andati delle gobbiglie qua? Sono dei fifoni. Ma inquietante. Qualche ragnatela e un po' di polvere. Vieni, nulla vieni. Di cui preoccuparsi. Vieni, vieni. Oh, ma certo. È solo meno pulito di quanto mi aspettassi. Oh, vieni o no? Ti sto aspettando. Ma che fa? Che Amit, paura! Che cazzo! Una cosa. Ma dai, ma mi è spawnato in faccia a porta chiusa! Che cazzo è successo? Esattamente dove si trova il tavolo che cerchiamo? Secondo il vecchio diario di un astronomo che ho trovato in biblioteca, potrebbe trovarsi lungo le mura del castello. A dire il vero, è tutto. Ah, d'accordo. Sei incastrato nella porta, però, Amir. Amit, lei incastrè. Questa porta qua dove porta? Questa porta dove porta? Andrea, hai messo solo sub? Sì. Confringo! Per una questione di evitare spoiler, come sempre. Altre ragnatele. Revelio! Credi ci siano dei ragni in agguato? No, ci sono ragnatele, no, ci saranno delle non foche. Non così vicino alla scuola, amico. Guarda, ecco il tavolo! Ecco! Credo debba fare tu gli onori. Ecco cosa La costellazione serviva. Dovrebbe apparire vicino al centro della visuale. Ecco che cazzo serviva. Al centro della visuale. Questo sembra coerente così. No. Non appena avrai allineato il telescopio, potremo iniziare a compilare la mappa stellare. Un attimo, devo cercare di capire com'è che... Penso che questo vada messo così. Che figo, avevo ecco cosa ragione serviva. Sui tavoli di astronomia. Sono davvero la soglia delle stelle, come diceva il libro. E il tuo contributo è stato inestimabile. Ti citerò nella mia autobiografia, stanne pur certo. Tranquillo, parleranno molto di me. Se lo dici tu. Grazie mille, Amit. Non vedo l'ora di leggerla. E io non vedo l'ora di scriverla. Questo è solo l'inizio. Troverai altri tavoli come questo disseminati nei vari territori. Sì, abbiamo già trovato erbologia. Sono in attesa di essere scoperti da un astronomo meritevole. Vabbè, e tu corrispondi alla descrizione. Per quanto riguarda il telescopio, non restituirmelo. Voglio che lo tenga tu. Sei molto generoso. Grazie. Non c'è di che. Ha lenti in vetro goblin e un'iscrizione in goblinese. Una lingua che conosco molto bene. Col goblinese è tutta questione di gola. Molto dipende da come pronunci le R. Come il tedesco. Comunque, è un bene che la nostra avventura sia stata un successo. A presto. Come il tedesco, in poche parole.
Buono che abbiamo preso il telescopio. Vediamo chi è che ci scrive per andare avanti. Spero sia Sebastiano, perché mi devi imparare la Avada Kedavra. Potrebbe essere un'idea, Fifi, però sto rispondendo in modo da ottenere il massimo vantaggio. Poi magari, se mi andrà, risponderò da stronzo. Dai, qualcuno mi caghi, lo so che ci siete, cioè... Sebastiano ieri mi ha parlato di Crucio, quindi è chiaramente in cima alla nostra lista. È in cima alla nostra lista di persone con cui dobbiamo fare le missioni. Dobbiamo trovare l'ultima chiave, ragazzi, me ne manca solo una. Niente? Non mi scrive nessuno, veramente? Zero? Fammi esplorare un attimo, perché voglio vedere se trovo l'ultima chiave. Riveglio. L'ultima chiave non la trovi a scuola. A grandi linee noi tecnicamente saremmo a scuola, a grandi linee. Sì, più o meno. Allora, cominciamo a dirigerci verso la missione principale, che comunque direi che la facciamo. Vediamo dov'è la missione principale. È lì. È se... Oh Cristo. Oh Madonna mia. Va bene, andiamo con Netty, ci teleportiamo qua e andiamo. Va bene. Useremo la scopa, poi come sempre se troviamo qualche villaggio, qualche... L'altra avventura ti aspetta, eh? Raduno... Ciao tulipapere! Qualche raduno di stronzi, come sempre, assaltiamo la loro base e ci prendiamo gli oggetti. Anche se questo gioco, realisticamente parlando, bisognerebbe veramente esplorarlo tutto quanto a piedi, perché c'è tanta di quella roba. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Queste rocce sono rocce. A me continua a prudermi l'orecchio per le cuffie. Fanculo assoreta. Uè, oh! Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Ma guarda, i punti di papera li usiamo per le beta adesso. Poi magari li implementeremo per fare qualcosa anche. Ok. Salviamo qualche animale. Boh, oddio, adesso non è esattamente la mia priorità, ma è sicuro che quando troviamo nuovi animali li salviamo e li portiamo nel mio pianeta. Cosa c'è qui? Ah, un cazzo di niente, ok. Effettivamente è più universo che pianeta, perché... Che c'è là che vedo due? Ah, no. Sono due animali. Sì. Qua dentro cosa abbiamo? Ribellio! Questa idillica casetta non è idilliaca? Magari mi sbaglio. Casetta in campagna appartiene a un anziano magonò che ha deciso di vivere nel mondo magico anziché tentare di integrarsi fra i babbani, come spesso accade. Si accontenta di coltivare la terra con metodi tradizionali e fornire borghi locali con verdure e frutte fresche. Sebbene accetti di buon grado un incantesimo di ingozzamento su qualche zucca, di tanto in tanto. Cosa ho fatto? Ah, c'erano i... Che belli! Che belli questi gatti! A te! Ribellio! Che belli quei gatti! Confringo! Tu va... Gallina? Oddio, no! Vabbè, l'ho disintegra... Gallina? Gallina? Gallina, dove sei andata? No! No! No, abbiamo ammazzato la gallina, ragazzi. Abbiamo ammazzato la gallina. Ribellio! È implosa la gallina, ragazzi.
Ma non volevo farlo esplodere. Ci facciamo un po' di KFC adesso. Ok, mi stai a trollare. Come cazzo? Ah, devo fare Wingardium sto cazzo? Wingardium Leviosa! Devo fare accio mannaggio? Accio! No, non è possibile. Vabbè. Ok. Revenio. Queste le prendiamo. Esiste l'incantesimo di far rivivere? Non esiste. Sono sicuro che sarebbe più difficile uccidere un Munkal. Non esiste per il semplice fatto che non si può tornare in vita. Nel mondo di Harry Potter non esiste e sembra che non esisterà mai un incantesimo che possa riportare in vita. Una volta che sei morto, sei morto. La morte è definitiva. Sono certo che nessuno di voi avrebbe ancora la testa sulle spalle. Credo m'abbiano, visto. Va bene. Expendiamo. Defendo. Expelliarmus! Credo di aver leggermente visto. Non muoverti, piccolo Chris! Comprendo! Ma certo, non muoverti! Ma chi è che parla? Expelliarmus! Difendo! Confringo! Expelliarmus! Torna! Glafis! È greggio? Confringo! Difendo! I tuoi giorni da bracconiere a loro mora! Dai, che carino, liberiamo gli animali! Lowen, grazie per il lancio insieme, Palatino! Bentornato, prego, per armate. Ce lo prendiamo però. Ce lo prendiamo. È uno snaso. Snaso. Per fortuna che lo snaso è buggato. Snaso. Porca madonna, ho sbagliato. Ma voilà. Abbiamo acchiappato anche uno snaso. Ora è tutto a posto. Ed è anche shiny? È shiny sto snaso, non ne sono sicuro. Ho catturato un nuovo Pokémon, sì, però non sono sicuro se è shiny, perché non mi ricordo che cosa sono gli snasi. Che fanno parte della snasa, che sono andati sulla sluna. Questa cheat di How I Met Your Mother. Shiny e bianco, lo voglio deve anche essere shiny. Stato abbandonato molto tempo fa. Lo voglio shiny lo snaso, assolutamente. È un Pokémon acqua-terra, è tipo Psyduck lo snaso. Revenio. Andre, l'altro giorno ho chiesto alla mia prof di scienze. Vado in 3 superiore. Se ci fossero più stelle nel sistema solare o più alberi nel mondo, le mi ha risposto che c'erano più stelle e mi ha messo una nota. Quando ho provato a correggerla mi ha messo una nota: ma dove siamo, ridere a crepapelle finiti. PS, sono quello col gatto che lacrima è cascato dal 5 piano da piccolo, scusa del messaggio lungo. Non ho idea, o sei incazzata perché l'hai corretta in maniera arrogante, se no è schizofrenica la prof, quindi... Vabbè, ma anche le professoresse a volte sono strane, quindi... Natti, mia pseudo fidanzata, perché ancora non si è guadagnata il diritto. Psst, qui, vai piano. Sono già qui, Natti, che cazzo? Per fortuna hai ricevuto il mio gufo. Non facciamoci vedere né sentire. Natti, che succede? Anche tu perché presto mi hai dato appuntamento qui? Come promesso, ho fatto qualche indagine per scoprire cosa sta tramando Arlo. L'ho seguito fino alla testa di porco. Ho notato che stava leggendo una lettera. Non ho potuto vederne il contenuto, ma portava la firma e il sigillo di Victor Rookwood. Ah. E poi c'è un'altra cosa.
Ho sentito Arlo parlare di te con i suoi compari. Che ti abbiano scambiato per qualcun altro? No. Rookwood e Harlow vogliono catturare proprio me. Perché mi hai mentito? E cosa vorranno mai da uno studente di Hogwarts? Il professor Fig mi ha detto di non parlarne, ma so di potermi fidare di te. Ma io in realtà non Rookwood mi fiderei di nessuno. Rookwood e Harlow vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot, io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Sono potentissimo. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. È quella magia che hai usato contro i troll a Hogsmeade? Credo di sì. Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco oramai a lanciare abbiamo magie detto tutto, che non so spiegare. È rilevante. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Sì, un'altra ma volta. Ma per ora... Ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi, anzi, per tutti. Dobbiamo trovare il modo di fermarli, per sempre. Quella lettera è la prova tangibile che serve all'agente Singer. Per questo ho seguito Harlow fin qui ormai. E ti ho scritto. Ho bisogno che mi aiuti a recuperarla. Perché non ci rivolgiamo direttamente al ministero? Non possiamo scavalcare l'agente Singer e andare direttamente al ministero. Credi che ascolterebbero degli studenti? Siamo studenti, solo no? L'agente Singer può aprire un'indagine. Il ministero viene in seconda battuta. Come cazzo funziona la legislatura ad Hogwarts? Cioè, il ministero non conta un cazzo se l'agente Vito Catosto non apre un'inchiesta. Sei molto determinata a fermare Rookwood e Harlow. Perché? Ho conosciuto degli uomini così in Uganda. So cosa può accadere se non li si ferma. È una lunga storia. Prometto di raccontartela quando avremo più tempo. Per ora, pensiamo alla nostra missione. La conosco, Amin Dada, dittatore ugandese, eccetera, eccetera. No, non è vero, era fino al 1800, non c'era ancora. Ti aiuterò a trovare la lettera, Natti. Mi fa piacere. Per prima cosa, dobbiamo entrare nel mastio. Io controllo l'ingresso principale. Sì, lo tu so che Merlino era serpeverde. Non vedo guardie, ma dobbiamo comunque cercare di far più piano possibile. Dopotutto, Harlow è qui. Shh. Mi raccomando, ragazzi, cerchiamo di fare piano. Non facciamo rumore. Ehi, guardie, vaffanculo, sono arrivato, strozzi, venite fuori. Che Rebellion. Piacere rivederti, mio giovane amico. Confringo. Finite. Ah, niente da fare. Io vado in modalità stealth. Servizio al cancello. Non entra nessuno a meno che non sia con il branco o con gli Ashwinder. Tutto ciò che gli sottrae gli ospiti, tutto ciò che sottrae gli ospiti indigenati viene condiviso. Non puoi andartene se non è stato rimpiazzato autosostituito. Filippo, grazie non per il passo. Non riusciranno a fermarci. Troveremo il modo di entrare, prima o poi. Io avevo la scopa. Potevo volare, ma nella missione non si può usare perché il gioco è stronzo, quindi... Natti, credo di aver trovato un pseudo passaggio, se ti interessa. Rimani giù, ti apro io perché tu sei una donna e quindi sei debole. Chissà cosa serve. Beh, un'idea ce l'ho, poi oh, magari non è giusta. È pulso! Ma invece era giusta. Ha funzionato. L'importante, ragazzi, è che non ci facciamo sentire dalle guardie, mi raccomando, Facciamo le cose con calma senza far rumore. Ok, perfetto. Beh, in che senso? Sto scherzando. Wingardium Leviosa. Sto scherzando. Faccio apposta per farlo stronzo. Natti? Dopo io e te, stasera io e te, lo Accio! Dicevo, Natti, stasera io e te, così. Stasera. Accio. Natti, il dicevo, stasera io e te. Su e giù così, Natti. Il gioco non collabora. Accio. E che cazzo devo fare con sto cubo, scusami? Oh, vediamo se posso salire. Non sono sicuro. Wingardium Leviosa. Eh no, appoggialo però. No, non ci arrivo manco a morire. Che cazzo devo fare con sto Q?
Natti è ancora lì? Ok, Natti è lì che sta guardando il cancello nella speranza che si apra da solo. Non posso usare... Le biote! Avrei voluto, ma... Ah no, beh, rimane fisso nell'aria. Ah, a posto, perfetto, perfetto. Non pensavo rimanesse fisso, posto, posto. Devo entrare nella guardiola e aprire l'ingresso. Così Natti potrà finalmente entrare. Revelio! Amici, io qua non ne confringo! Ma voilà, visto come non ci facciamo sentire, guarda che meraviglia. Vorrei spararlo in avanti sto coso, ma se non mi fa usare le magie come faccio io? Chiedo scusa. Come faccio a spararlo in avanti se non mi fai... Defuzzo! Ok. Fai il giro. Non ho avuto bisogno. Forse questo serve ad aprire l'ingresso. Devo fare il giro, in realtà no. Non riesco a credere di doverlo mettere per iscritto, ma vedo che vuote e non volete ascoltare. Il cancello si apre spingendo, non facendolo esplodere. Se lo trovo altra volta in 1000 pezzi, giuro che ne pagherete le conseguenze. Non so se ho buggato la cosa oppure no, però volendo così si passa. Revelio! Defuzzo! Ah, devo bloccarlo? Faccio! Wingardium Leviosa! Pensavo di doverlo bloccare con il coso. A quanto pare no. Veramente non posso bloccarlo. Sarebbe stato figo con la carica. Sarebbe stato fighissimo bloccarlo con la scatola. Ah, aspetta, ho visto. Faccio. Ok. Ottimo lavoro. Arrivo subito. Thank you, tesoro. Sapevo che ce l'avresti fatta. Andiamo, alla porta ci penso io. Ma tu da dove merda sei arrivata? Scusami, no, fammi guardare sotto un attimo. Ah no, ma qui scendo giù e basta, ok. Revelio. Ecco il mastio. Scommetto che Harlow e la lettera sono lì dentro. Dovremmo fare molta attenzione quando... Riesco a sentirli. Mi muovo, aiuto! Trattenete quell'animale! Ma no, è l'ippogrifo! È il nostro ippogrifo, dobbiamo prenderlo! Alla forte! Conosci quell'ippogrifo? Riportate sul tetto quella vecchia ora! Dobbiamo salvarlo, Va bene, nuovo piano. Io prendo le prove e tu liberi l'ippogrifo. Ciao cicciona! D'accordo? È la nostra occasione, forza! Ciao cicciona, anche tu sei la mia ciccia grifa! Ah, dannazione! Deve esserci un altro modo per raggiungere il tetto da qualche parte. Ma la scopa no? No, la scopa no, non si può usare. Spero che Natti non finisca nei guai. Vabbè, oh, senti, se la caverà, dai. Sa fare all'uomo ora. Riuscirà a scassinare i coglioni dei nemici, voglio dire. Revelio! Ah! Figo. Accio! Wingardium Leviosa, defuzzo! Non so se ho fatto bene, io non dubbio. Vuoi uscire, ciccia panza? Aspetta un attimo. Adesso ti apro, ciccia rampa. Vai. Chiedo scusa, ho fatto uscire la ciccia rampa. Faccio! Wingardium Leviosa! Hai la Master Ball per catturare. Leviosa! Non proprio il posto più sicuro in cui intrufolarsi. No, più che altro intanto vediamo di riuscire a salire.
Criticus Totalus. Ce ne sono parecchi. Rebellio. Facciamo fuori gli stronzi, poi diamo un attimo un'esploratina in giro, perché secondo me troviamo qualcosa di interessante. Sono un bracconiere, ma non per questo odio gli animali. Criticus Totalus. Knizzol. E quando è morto ho pianto. Il suo manto era morto come la seta. Poi là, ecco il nostro boss. Ah, è ora di dare una lezione a qualcuno. Com'è possibile? Non mi hai visto, cioè... Devi girarti però, perché se non ti giri mi trovo costretto a utilizzare un sistema drastico differente. Oddio mio. Non ricordo dove ho piazzato quelle trappole. Come ho fatto a non vederti? Sono invisibile. Cucù. Senti, hai rotto i coglioni però! Levati dal cazzo! Hai visto? C'è come qualcuno qui. No, il tuo amico è stato spiattellato a terra più e più volte di faccia, sfondandogli ogni organo interno per pura casualità. Non c'è assolutamente nessuno qui, tranquillo. E che cazzo? Hai rotto i coglioni! Se non si leva dalle palle però, cioè... Ragazzi, l'ho distintamente visto volare in cielo. Non so cosa è successo, ma l'ho visto volare. Don 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 don. Equipaggiamento. Allora, direi che buttiamo via della merda, raga. Che cazzo volete che mi dica? Buttiamo via un po' di roba. Poi quello che avanza la venderemo. Ok. Vediamo un attimo di... Cosa c'è qua? Ah! Cappello! Buono, buono, buono! Beh, scusa, perché? Ah, perché mi dà più difesa ma meno attacco! No, 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 no. Delle due avrei fatto più attacco e meno difesa. Revelio! Qua fuori direi che non c'è più niente. Ok. Alo Mora! Voilà! Revelio! No, mi scoccia perdere punti in attacco. Wingardium Leviosa. A parte che non... Accio! E dai, vieni qua. Niente, non si muove. Speravo di prenderlo un po' anticipatamente. Spero che Natti se la stia passando meglio. Sì, sì, tranquilla, Natti a caba... No, livello 2. No, tua madre. Revelio! Dai, che merda. Cosa c'è qua sopra? Io in realtà ci vorrei andare là. Ma non posso usare la scopa. Forse ci posso andare dopo con l'ippogrifo. Oh. Oh. Tornerai a casa in una bella scatola di legno. Nervioso! Sì, dicevamo. Legno! Caccio! Espediamo! Cosa hai fatto? Defindo! Glacchi! Confringo! Usiamo la magia antica, già che ci siamo. Ok, livello 1. Non abbiamo nulla da fare, quindi... Allo, Mora! Ok.
Bene, 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 bene. Revenio. Guanti, altra roba Revenio. Da vendere. Qui cosa c'è? Soldi. Che carini! Salviamoli tutti. No! È un coso! Non è shiny, però li voglio tutti. Tutti nella borsa. No, sono troppo carini, non li potrei mai uccidere, sono buffissimi. 4-3 canezza, sto spagnolo, rompiamo la bla bla. Ok. Ricordatevi la prima regola, ragazzi, la prima regola di base del buon vero animalista. Gli animali carini si salvano, gli animali brutti possono tutti morire. Questa è la prima regola, ragazzi, non ve la scordate mai. Beh, è vero che stupido. Confringo! Opla. E nel frattempo... Ah, merda, però mi sa che... Ah, no, ok, aspetta, fai vedere là. Con lo snaso ci fai i soldoni. Ah, quindi noi siamo egoisti. Li salviamo solamente per ricavarci qualcosa. Vabbè. Tieni d'occhio la mia roba. Se scompaiono misteriosamente è tua. Quel bugiardo ci ha rubato il giocare nostro, quindi ho preso il potevo nascosto qui. Ok. Cappello da stregone boschivo. Va bene, niente di particolarmente overpower. Reveglio! Alla forte! Ehi! È tutto a posto. E c'è anche alla forte marrone. Ma perché lei lo fa dare immediatamente? Io devo stare a scassinare le cose. Dai, move it! Non devono fuggire! Come no? Oramai. Vaffanculo, lo voglio imparare anch'io! Perché loro lo sanno fare, io no? Oh madonna! Ah, così me lo dici? Dai, ma che bello! Ma dai, ma scherzi, ma io userò sempre la cavalcatura piuttosto che la scopa. Anche perché io ce l'ho personalizzata, quindi. Quello è l'espresso per Hogwarts. Sì, ma perché? Sarà di ritorno da una corsa fuori programma. Non riesco più a salire, Natti, ci stiamo schiantando, Natti! Mayday, mayday! Posso andare in giro con l'ippogrifo? Ovvio. Ovvio che posso. Con un frame rate che sta leggermente calando. È veloce, mi sta calando il frame rate però, quindi... Sarebbe fighissimo cavalcare un drago, ma non succederà mai. I miei occhi, anche i miei, stanno tutto a scatti, anche i miei. Sembra che in questa parte c'è un po'... Non l'hanno... Comunque non l'hanno ottimizzato tantissimo per il frame rate, posso dire la verità. Dovrebbero fissare un attimo certi problemi che si ha, perché il frame rate a me calava anche senza live delle volte, quindi... Whee! Chissà se al castello riescono a vederci! Ok, sembra che il framerate si sia sistemato. Ok, sembra si sia sistemato il framerate. È fantastico! Sì, ho la 3080 di GTX, quindi è potentissima, però...
È incredibile, vero? Veramente figo cavalcare l'ippogrifo. Ma dove lo metto, scusa, nella Pokéball? Quando scendo come funziona? Lo tengo nella Pokéball o lo metto... perché... com'è che funziona quando non lo cavalco? Che emozione! È stato fantastico, non trovi? Fino alla fine ho dubitato di uscirne in vita. Non c'era motivo di preoccuparsi. Avevo tutto sotto controllo. Sei riuscita a trovare la lettera? Povero Harlow, gliel'ho sfilata da sotto il naso. Con un frame rate che cala tantissimo. Non mi aspettavo che ci avrebbe lanciato contro la maledizione mortale. È un tipo vendicativo. Stai in guardia. Raga, abbiate pazienza, sta laggando a merda. Cosa diceva la lettera? Sta laggando a merda, raga. Sta cercando una fenice. Non so proprio dove la troverà. E ordinava ad Harlow di ispezionare quel castello per i bracconieri. È abbastanza per far incriminare Harlow. Porterò la lettera all'agente Singer. Dovrà per forza intervenire quando la vedrà. Ma ora dimmi, dove hai conosciuto questi ippogrifi? Conoscevo solo alla forza. Sì, lagga tutto. Me l'ha presentata Poppy. Poppy Sweeting conosce un ippogrifo? Ma sì, di cosa mi meraviglio. Per Poppy sarà un sollievo sapere che è alla forte e al sicuro. E bam bam. Ho chiesto aiuto alla persona giusta. Mia madre sarà preoccupata. E bam 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 bam. Devo andare. Passa appena puoi, avrò tante cose da raccontarti. E bam bam, e bam bam. E madonna. E madonna mia. Il lag è finito. Beh, io potrebbe essere esploso anche la live, per quello che ne so. Ok, il lag è finito. Ma come? Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Ma l'audio almeno mi sentite? L'audio almeno funziona? Nel momento... Ho saputo di un mago cui Harlow dà il tormento. Potrebbe essere in grado di fornirci le prove di cui abbiamo bisogno per sbarazzarci di lui. Dovremmo andarci dovevo, a parlare grazie per il 5 per la tiro. Incontriamoci a casa sua. La mia domanda è, l'audio presumo almeno... Presumo tu abbia notizie del goblin che hai menzionato. Incontriamoci alla sala delle mappe per parlare di questo e delle prossime mosse. Ok, l'audio ha funzionato bene, perché sennò vi riassumevo. Per favore, raggiungi Tick alla stanza delle necessità quando hai un momento. Mi ha detto che ha qualcosa da dirti. Sebastian? Catroia. Comunque non si è visto nello schermo, ma mi ha detto che ho sbloccato un nuovo oggetto. Ho sbloccato alla forte. Nuovo oggetto. Ma poverino, ma come nuovo oggetto sbloccato alla forte? Ma povero, dai, dai, oggetto. Nuovo tacchino al massimo, nuovo oggetto. La cavalcatura, ora, la cavalcatura. La cavalcatura. No, però scusami. Ok, è in borsa, perfetto. Lui è in borsa. Però, se io la volessi personalizzare, scusami, non posso personalizzare la cavalcatura? Perché no? Cioè, non si può personalizzare, questo che non capisco. Forse nell'equipaggiamento. Ah, c'ho il Testral. C'ho il Testral, mi sa, però non sono sicuro di base... Questa penso che sia quella personalizzata. Penso che sia questa qua, quella personalizzata per la Deluxe Edition. Bella nera. Molto figa nera. Nera con gli occhi azzurri spacca di brutto. Mi tengo quella nera con gli occhi azzurri. Bella forte. Ok, salviamo e andiamo. Abbiamo 650 missioni da fare. Nuovo DLC di Scarlatto.
Allora, vediamo un attimo. Missioni. Incontra Natti. Questa la dobbiamo fare. Questa ce ne manca. Questa trova la cantina di Alfred. Questa la faremo sicuramente. Questa io non ne ho prese 9, quindi parla con Tick. Aspetto. Queste sono tutte missioni che dobbiamo fare, però prima voglio andare con da Fig. Perché le prime, io sinceramente le secondarie, se non mi danno degli incantesimi, le faccio, ma le faccio con calma. Allora, mappa. Torniamo da Fig. Fai Tick. Voglio prima fare Fig che Tick. Anzi, prima andiamo nella stanza delle necessità. Vabbè, già che siamo qua potremmo fare quella di Tick, effettivamente. Tick avrebbe bisogno di parlarti. Sì, Tick, già che sono qua facciamo la tua, dai. 2 milioni... Dai, però 2 occhiali. A proposito, già che ci siamo, liberiamoli. Liberiamo gli animali che abbiamo preso. Guarda qua quanta roba. Ah, limite. Ah, merda, c'ho un limite. Oddio. Allora, no, vabbè, per adesso teniamo così. Ma che carino lo snaso. Ma che cazzo, c'è un intero universo nuovo? Ci posso mettere 6 animali in croce, cioè. Allora, Tick. Ciao, Tick. La professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi del telaio. Salve, sì. A proposito, Tick ha pensato che... Tick, non pensare mai più. Cioè, cos'è sto casino? Ah, la stanza pare ritenere che ti serva più spazio per i tuoi animali. Ah. Come diceva Tick, Tick ha avuto un'idea. Tick sa come collaudare il capo di abbigliamento che hai migliorato con il telaio incantato. Ah. È come aiutare un vecchio amico. Cosa intendi? Un elfo domestico di nome Tobbs recupera succo di sanguisuga per il suo padrone in una caverna vicino a Hogwarts. Il padrone di Tobbs non gli permette di uscire dalla caverna. Tick sa che è infestata dai ragni. È terribile. Lo è. Tick non ha notizie del suo amico già da un po'. Visto che il capo che hai intessuto col telaio ha un incantesimo che potrebbe essere utile, forse puoi provarlo mentre fai visita a Tobbs. Va bene. Capisco. Lascia che ci pensi io, Tick. Troverò Tobbs. Oh, grazie. Ti prego, fai sapere presto a Tick come sta il suo vecchio amico. Andiamo da Tobbs. Allora. Ok, cerchiamo. Revenio. La professoressa, come sempre, è prigioniera della mia camera delle necessità. Se va, no, chi è? Revelio! Mi manca l'ultima. La raptor raffigura l'assurdo tentativo di Barnaba il babbeo di insegnare il balletto ai troll. Possiamo solo immaginare l'impatto che ciò avrebbe avuto sull'arte della danza, nel caso egli avesse avuto successo. Mi è spawnata gente in faccia. Dai, raga, mi manca l'ultima chiave, per Dio, cioè... Revenio. Chiunque nel mondo magico. La stanza. Quale stanza? Non cali il frame rate, incredibile.
Ora che ho riavuto le mie gobbie, sono pronta per qualsiasi avversario. Confringo! Quando avrai Crucio fallo a Sebastian, che ci sta mettendo troppo a mandarti la lettera. Sì, volevo guardarla la tua abbastanza di necessità. Non volevo farlo adesso perché tanto devo tornarci da Tick, quindi... Ah, il lag! Tanto dovendo tornare da Tick, non avevo fretta, perché tanto tornando lì, quando torno ci guardo. Mi piacerebbe incontrarmi. Qui io tro... Allo, Mora! Lasciaci permettere... Ah, ma tanto le missioni le facciamo tutte, raga, non è che... Cioè, non vi preoccupate, non ci sarà un momento che direte che non abbiamo fatto le missioni, le voglio far tutte, quindi prima o dopo il problema non sussiste. Leviosa! Revenio! Dai, mia piccola chiave. Oh, ho sbagliato strada. Intanto sento dei ronzii, controllo, perché potrebbe essere l'ultima fottutissima chiave. Come sempre mi fa piacere che il vostro rapporto continui a crescere e migliorare ogni giorno che passa. Raggiungimi davanti alla sala comune dei Serpeverde. Dobbiamo parlare. Sì, interruzione di missione, dobbiamo andare da Sebastiano. La prima della magia. Ecco la prima delle tre, senza perdono. Oh, sehr gut, molto molto bene, ya. Yeah. Ecco la prima delle magiaie. Credo di aver fatto Crucio con lo spermo, eiaculato ovunque. No, è vero, questa volta è fatta. Oh, bene, 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 bene. Dopo TikTok torno da te e faccio la tua missione di merda. Per adesso c'è Sebastiano che mi deve dare un attimo una mano a risolvere uno dei miei problemi esistenziali. Sebastiano... Secondo me Crucio è quella con l'animazione più figa. Adesso lo scopro. Cioè, adesso vediamo. Appena le ho tutte e tre, te lo dico, quindi. Che palo appena pulito. mi spiace, ma se mi segno una maledizione così, eiaculare il minimo. Sei qui? Molto bene. A chi dobbiamo fare caso? Ho ricevuto il tuo gufo. Che è successo con Infaustus? Gli ho detto che non potremo evitare la magia oscura per sempre. Quindi più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le arti oscure, meglio sarà per noi. Purtroppo, solo i Gaunt sanno dove si trova l'entrata dello scriptorium e Infaustus non vuole dirlo. Infaustus, le ali di merda. Forse dovrei provare io a parlare con Infaustus. Tu? Suppongo si possa provare, ma non farti illusioni. Infaustus è fastidiosamente testardo. Non è una novità. So io dove trovarlo. Ti accompagno da lui e poi lascio fare a te. Ma andiamo. Ma accompagno da lui. Infaustus, dov'è il... Non te è lo dirò mai, parte. Crucio. Facciamo Crucio su Infaustus le ali, così vediamo se ci dice dov'è lo studio. Anche perché io le voglio imparare tutte e tre le magie, quindi... Stai allerta. Allerta? Non sappiamo se siamo sorvegliati. Stai allerta. Anche se questo non ci ha mai fermato. In realtà, sì. Una volta ci hanno acciuffato. Quel maledetto poltergeist. È un vero fastidio. E non può nemmeno morire, questo è il problema. Dobbiamo fare anche gli specchi noi, non ci dimentichiamo.
Bene, bene, bene. La prima è andata. Cioè, la prima adesso andrà. Ma io. Eccolo lì. Buona fortuna. Avada Kedavra! Ciao, Infaustus. Hai un momento? Di che si tratta? Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti devo le mie scuse, Infaustus. Prima non ti ho detto la verità riguardo al sotterraneo. Sebastian me l'ha mostrato. Voleva che avessi un posto sicuro in cui allenarmi negli incantesimi per mettermi in pari con i miei compagni. Non pensava fosse un problema per te. Mi sembra sensato. È solo che Sebastian ultimamente mi perseguita con una questione. Lo trovo davvero frustrante. Non dirmi che insiste ancora con quello... com'era? Scriptorium. Quindi te ne ha parlato? Sì, stavamo parlando dei fondatori di Hogwarts e me l'ha accennato. Ah, allora giriamo. Non è entrato nei dettagli, però. Sì. È convinto che contenga la risposta per salvare Anne. Io invece penso sia pieno di magia oscura che è meglio non disturbare. Un attimo, tu non ci sei mai entrato? Certo che no. So della sua esistenza solo grazie alla mia zia preferita, Noctua. I fantasmi sono persone che sono morte della magia oscura, a differenza del resto della famiglia. Cercò di convincere la mia famiglia che Salazar Serpeverde fosse ben più di un mago ossessionato dalla purezza del sangue. Aveva sentito dire dello Scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui. Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. Ah, in questo corridoio? Scriveva con regolarità a mio padre per aggiornarlo sui suoi progressi. Poi un giorno sparì. Da allora nessun altro ha cercato di entrare. Non sei curioso di sapere cosa c'è dentro? Comprendo la tua prudenza. Mi dispiace molto per tua zia. Ma non ti interessa scoprire cosa le è successo? Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Non voglio che accada di nuovo. Non è detto che la storia si ripeta. Inoltre, se davvero tua zia la pensava come te, potrebbe essere un modo per onorare la sua memoria. Troveresti risposte su Serpeverde e Sebastian potrebbe trovare una soluzione per Anne. Tua zia era da sola, ma noi potremmo unire le forze. Capisco quel che stai facendo. E ti confesso che mi hai convinto. Ah, minchia, così facilmente abbindolabile? Molto bene. Ti dirò ciò che so. Recupera Sebastian. Vi aspetto. Così, in due secondi. Così facilmente abbindolabile questo pirla. Che non dovremo pentircene. Sebastian, da questa parte. Ma come, scusa, Raja, come... non fare questi così. Questi braccieri che... consentono di accedere allo Scriptorium. Ah, ora ti sbottò. Confringo! A me non l'hai voluto dire neanche quando ti ho intorato. Non sei stato tu a dirmi quello che avevo detto. Succedendo qualcosa. Speriamo di essere pronti. Sì, non è che fosse una stanza così misteriosa. Bastava accendere quattro bracciole e si apriva. Non è che abbiamo scoperto chissà quale mistero incredibile. Cioè, c'erano quattro braccieri da accendere. Che passaggio infausto. Ha fatto la gag. Mi astengo dal fare commenti. Dai, era una battuta divertente. Sembra una porta chiusa al chiave. Ma famiglia, quando ho lo scrittore, ma poi non stare a conoscenza. Ah, questo praticamente è quello che ha scritto. L'annotazione di un diario firmata da Noctua Gaunt. Reparto. Infaustus, una tua parente è stata qui. È la zia. Basso rilievo rappresenta una persona che affronta un serpente. Deve essere quella la voce che sento. Ah, è vero che lui, essendo parente di Salazar Serpeverde, effettivamente sente le voci. Senti una voce? Tutto è iniziato quando hai riparato il basso rilievo. Ho sentito un sibilo che diceva parlami. Sono un rettilofono. Posso comprendere e parlare con i serpenti. Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti di Salazar Serpeverde. Mi piacerebbe poter parlare ai serpenti. Non invidiare chi parla il serpentese. È un'abilità spesso associata con i maghi oscuri. E qual è il non problema? Non parlo da una vita, ma scommetto che se lo faccio allora la porta si aprirà. Spero tu ci stia ripensando. Niente affatto. Non vedo perché dovremmo fermarci ora. È buffo. Quando me ne andai da casa promisi di lasciarmi le arti oscure alle spalle. E invece eccomi qui. Indietro. Chi l'avrebbe mai detto che avrei fatto una cosa del genere? Ha funzionato! Infaustus possiede una rara abilità. Viste le abilità di entrambi, inizio a sentirmi escluso. Ha detto in culo senso? In serpentese. Io non importa. Tu non servi un cazzo. È difficile capire quale sia la strada giusta. Confringo! Come in un labirinto. Salazar Serpeverde deve aver voluto rendere... Revelio! La porta da cui siamo entrati si è chiusa. E davanti a noi le porte sono chiuse. Allora, esamina attentamente ogni porta. Mm.
Giumo, grazie per la salva, la tiro. Ah, l'unica apribile è questa. Non vedo come potremmo darci troppi pensieri. Il quadrante richiede concentrazione. Zia Nocco diceva lo stesso. Potrebbero voler... Non ho capito! Ma non ho capito cosa devo fare, però! Non promette bene. Ah, uno, aia! Salazar Serpeverde non ci ha reso le cose facili. Sì, ma non ho capito che cazzo devo fare, questa... Salazar nascosto lo scriptorio nelle profondità di Hogwarts. Temo di smarrirmi questi corridoi. La sinistra breccia dei corridoi adulto non mi prendono un'anima. Allora, prima di tutto... In questa annotazione menziona il fatto di sentirsi come un ospite sgradito. Povera zia Noctua. Deve sicuramente esserci una corrispondenza. Ah! No, scusate. Lumos! Ok, è tipo una sorta di A con sotto una Z. Allora... La teoria è questa. Facendo combaciare i simboli. Stavo per farlo io, ma sei arrivato... Revelio! Sì, sì, bravo, bravo. Fai finta di servire a qualcosa. Questo è... Tondo con serpente. Un'altra porta. Sembra che a Serpeverde piacesse i giochetti. Deve essere una cosa di famiglia. Ora però ne abbiamo Senti due che aperte. Parla. Quel rumore mi è sembrato promettente. Un altro quadrante risolto. Ora però ne abbiamo Incredibile. Due. Ottimo lavoro. Questa avventura è faticosa ma gratificante. Presto trovo lo scrittorio e scoprirò i segreti celati al suo interno. Noctua parla di sfide dolorose e ardue, ma anche di ricompense. Equipaggiamento. Buttiamo via qualcosa. Vediamo cosa abbiamo trovato. È quel dolorose che mi preoccupa. Io invece ho sentito solo ricompense. Andiamo. Ok, questa s'aprirà dall'altra parte, immagino. Lumos! Questa s'aprirà entrando di qua, presumo. Dopo sta missione vendi? Sì, sì, assolutamente. Avrei dovuto farlo subito, ma preso dall'emozione, regola. Confringo! Ah, beh, sì, però sono un deficiente perché non ho visto... Ho sbagliato la posizione del quadrante, ma ha colpito al volto come se fosse un vero serpente. I ragazzi non dovrebbero seguire le vecchie tradizioni, ok. In Faustus, tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Proprio così. Ed è per questo Sono che un cretino, volevo bene non ho visto, più che a chiunque non ho visto altro. Il simbolo. Alfa... Che? Lumos. Ah. Boh, tipo Alfa Piramide. Altro. Non molto ospitale il creatore, no? Quella Ottimo porta lavoro. È molto Siamo diversa. Sempre più vicini a scoprire lo scrittorio. Quella porta è molto diversa. Direi che siamo arrivati a un punto di svolta. Ho intravisto cosa c'è. Rivelio! È questo posto inquietante. Ma non possiamo fermarci ora. Lo devo a mia zia. Sto provando la porta. Siamo bloccati di nuovo. Oh, mon Dio. Salazar Serpeverde non ha ancora finito con noi. Ho già capito cosa dovrà succedere qua e dipende, potrebbe essere divertente come no. Ho perso le speranze, sono bloccato, ho detto un urlo, ho visto i volti. L'unico modo per proseguire è lanciando la maledizione senza perdono, ma anche se volessi non c'è nessuno su cui lanciarla. Nell'ultima lettera inviata in fratello, l'inviante vi tiene qui. Se verrà a cercarmi da solo, avrò conato una morte certa. In Faustus, uno scheletro e l'ultima annotazione di Noctua dice di essere rimasta intrappolata qui da una maledizione senza perdono. Qui è dove è morta, dove moriremo noi. Non avrei dovuto darvi retta. In Faustus, mi dispiace molto per tua zia, ma io so cosa fare.
Sarà difficile. No, io so cosa fare, non tu. Hai detto che sai cosa fare? Quei volti torturati sulla porta e la parola crucio incisa nella pietra. Credo che dovremo usare la maledizione Cruciatus per riuscire a passare. Ecco perché Noctua è morta. Non aveva nessuno su cui lanciare la maledizione. Ma noi... Faustus ha più esperienza di noi. Dovrebbe farlo lui. Sì, ma su chi? Tu sembri essere nelle sue grazie. Ti andrebbe di chiederglielo. Sì, però la lancia su di te, è vero? In effetti sembra un po' arrabbiato con te. Ci parlo io. Bene. Fai la tua magia, per così dire. Sì, però la prendi tu, eh. Non è che la prendo io. Vorrei, eh, avessimo un po' di fortuna liquida. In Faustus? Tutto questo avrebbe potuto essere evitato. Smetti di fare l'isterico e stai zitto. In Faustus, non pensavo saremmo rimasti intrappolati così. Salazar Serpeverde sì, invece. È responsabile di molte cose inimmaginabili. Ho sentito che parlavi con Sebastian. Non lo farò. La maledizione Cruciatus è pura tortura, lo so bene. Sebastian mi ha raccontato cosa è successo quando eri bambino. Sembra non avessi altra scelta. Avrei dovuto aspettarmi che te lo avrebbe detto. E si può sempre scegliere. Sono colpevole tanto quanto i miei familiari. Le maledizioni senza perdono non funzionano se non si desidera fortemente metterle in atto. Volevo davvero causare dolore e non me lo perdonerò mai. Quell'incantesimo è il motivo per cui non ho più una famiglia. Tu e Sebastian dovrete trovare un'altra soluzione. Se lanci crucio, te ne pentirai per sempre. Sì, 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 benissimo. Sebastian, il tizio è un cacasotto. E ora che facciamo? In Faustus si rifiuta di lanciare la maledizione Cruciatus. Ridicolo! Come se morire qui fosse un'opzione preferibile a quel dannato incantesimo. Allora sta a noi. Posso insegnarti crucio o... posso lanciarlo su di te. Secondo te? Non mi avevi detto di saper lanciare crucio. Perché non sono sicuro di riuscirci. In Faustus lo sa, ma non ci ha lasciato scelta. Non ci tengo a fare la fine di Noctua Gaunt. Posso quantomeno provarci, se devo. Molto bene. No, non voglio imparare, no. Voglio imparare, ma sarai tu a lanciarla su... Oddio! Voglio imparare la maledizione, ma sarai tu a lanciarla su di me. Insegnami la maledizione e la lancerò su di te. Allora, che la voglio imparare è ovvio. Però mi sento in colpa, poverino Sebastian. Cioè, non voglio torturarlo. Però non voglio neanche soffrire. Voglio imparare la maledizione, ma... Dai, insegnamela e falla a me, dai. Insegnami la maledizione, ma non ho intenzione di usarla su di te. Lanciala tu a me. Dai. Non lo dimenticherò. Ragazzi, sì, perché mi devi insegnare le altre due. Quindi è il caso che ce lo teniamo ancora amico per un po'. Non voglio che si arrabbi e non ce le insegni. Prima se le insegna tutte quante. Poi dopo vediamo. Se l'ultima è la Avada Kedavra, tranquillo che la uso io su di lui. Non vi preoccupate. Sei un debole, solo i forti sopportano il dolore. Pronto? I deboli sanno solo infliggerlo. Dai, su. Quante storie. Ma vai a cagare, va là, fa più male un pugno nelle palle. Stai di sta bene? Roba qui. Quel dolore era indescrivibile, ma sopravviverò. Andiamo avanti. Ma smetti di farla pippa, fatta. Dai. Abbiamo trovato lo schifo. Sì, sì, abbiamo trovato che io devo mettermi la maledizione. Altro che Glacius, va là. Efficace sulla maggior parte dei nemici, infligge un dolore atroce e provoca danni nel tempo. La vittima viene inoltre colpita da una maledizione che le causa danni aggiuntivi. E la prima. Serpe verde. E la prima ce l'abbiamo. Dimmi che sono tutte di fila. Ti prego, dimmi che sono tutte consecutive. Dimmi che non devo aspettare 26 anni, ti prego. Dimmi che me le dai tutte consecutivamente. Non riesco a credere. Ah, che Sebastian! Sei... Non posso usarla, vaffanculo. I genitori di Neville non sono d'accordo. Vabbè, ma non è che hanno. Imbecille. Devo aspettare 7 mesi, ma sto cazzo aspettare 7 mesi. Non me lo dire, non me lo dire, Urutoz. Apprezzo il tentativo di aiutarmi, ma non me lo dire. Voglio che sia tutta una sorpresa.
Sciarpina, buona. Allora. Ma ma posso modificare aspetto. Ma che figo, questo è solo per l'aspetto. Questo non l'avevo mica realizzato, raga, sono un deficiente, vedi, potevo realizzarlo subito questa cosa. Pensavo di poterle selezionare tutte da qui. Beh, quindi scusa, in teoria allora la giacca ho tutte quelle, mica ne ho sbloccate 16.000 alla fine. Vabbè, insomma, con calma, adesso un attimo, prima. Sebastian, in Faustus, qui c'è un libro. Hai trovato qualcosa? Andate avanti e fatemi sapere cosa. Reveglio! Io controllerò in giro. Una stanza segreta ben portata sotto Hogwarts, dove Salazar Sebastian sembra passato molto tempo a ideare piani a lungo termine guardati la popolazione studentesca e riflettere sulle divergenze con gli altri fondatori di Hogwarts. Ambito scolastico. Birra che sarà rimasta qua dentro per 16 anni più o meno. Temo che non giungiamo mai in accordo, non riesco a persuadere nessuno di loro a dare retta alla ragione. Avevo usato di sperare che Godric la pensasse come me, che potesse quel motivo il calibro studente fosse eccezionale. Ok, questo ce l'ha con il solito discorso: i puro sangue e maghi sono più fighi, bla bla bla. Lascerò la creatura nella sua stanza, immersa nel suono profondo, e non sarà risalto uno spirito concordo. Scendi sposto. Ok, quindi praticamente sono i piani deliranti classici di Salazar Sempreverde sulla stirpe puro sangue, eccetera, eccetera. Che cosa ne pensi? Sembra una sorta di libro di incantesimi. Incredibile. Un oggetto appartenuto a un fondatore di Hogwarts. Che onore. È incredibile che Infaustus non vi abbia mai detto di sua zia e del suo ritrovamento. Che ne farai del libro di Serpe Verde? Lo leggerò, come ogni altro libro. Un'abitudine che ho sin da piccolo, dato che i miei erano insegnanti. Lo leggeremo. Ma posso farlo leggerò. Più tardi. Non è che lo leggi solo tu. Direi di esplorare questa stanza. Lo leggeremo. Che meraviglia. Murale, Sebastiano. Stai zitto. Chiudi il becco, Infaustus. Io non voglio andarmene, ma vi devo tanto. A tutti e due. Senza di voi, abbiamo esplorato. Non saremmo mai giunti qui. Siamo stati fortunati. Saremmo potuti morire. Dobbiamo giurare di non farlo mai più. Ma vai a cagare, Infaustus. Ne mancano ancora due di maledizioni. Aspetta, come si esce da qua? Devo trovare il modo anche per uscire, bro. Ok. Vedo una via di uscita. È la miglior notizia che abbia ricevuto oggi. E questa è una. Ok. Su tua zia. Per favore, Sebastian. Dicevo su... Stai zitto, salviamo. E la prima ce l'abbiamo. Prima. Dobbiamo giurare qui e adesso che non avremo mai più nulla a che fare con la magia oscura. Sì, credici. Capito. Infaustus. Mi dispiace molto per tua zia, Infaustus. Reveglio! Sapere cosa le è successo è comunque un sollievo, dopo tutto quello che abbiamo passato. Grazie. Bene, e la prima c'è. Ora però naturalmente desideriamo anche le altre. Oramai ho fatto 30, facciamo 31, voglio dire. Mentre qui due pirla se ne vanno. Nel frattempo Reveglio. Tutto suoni. Nel frattempo direi che Che è qua? Vabbè, nel frattempo direi che possiamo continuare la missione per TikTok. E immagino che mi cagherà Sebastian, credo. Cioè. No, devo fare... No, dove merda sei? Dov'è? No, i contrattenati no. No? Oddio. Dove cazzo è andato? Ah, ok, questa qua.
Revelio! Ma l'ho già esplorato un po' tutto questo corridoio comunque, se ti stai chiedendo. Non la provo, non posso a scuola. Se non dovrebbe essere attorno a questa lavandina apparentemente banale, sto nel bagno ragazzi, è inciso con un piccolo serpente, nessuno sa cosa significa. Non posso usarla. Effettivamente a Hogwarts potrebbero pigliar male se faccio le maledizioni senza perdono, sai com'è? Non voglio finire ad Azkaban, però... Il bagno della Camera dei Segreti. È la Camera dei Segreti... dopo ci torniamo alla Camera dei Segreti. Non devo andare il bagno, ho accesso diretto alla Camera dei Segreti, che me ne porto? È l'entrata della Camera dei Segreti. Vabbè, ma tanto c'ho già l'entrata, non devo... Cioè, nel senso... L'entrata, posso entrarci quanto voglio col teletrasporto, però immagino che si entri anche... Ah no, aspetta, Camera dei Segreti, non Camera delle Necessità, che cazzo dico anch'io? Ma non posso entrare nella Camera dei Segreti. Ma non posso entrare, però. Sì, ragazzi, l'ho confuso. Ma non posso mica entrare? Non c'è mica l'accesso, eh. È la stanza col basilisco. Ho capito, ma non ho l'accesso. Revelio. Mi sono confuso, ragazzi, scusate. Mica ho accesso io. Non posso accedere. Revelio. Neanche volendo, cioè. Non parlo di serpentese, effettivamente. Ma quello delle ragazze sono già stato. Vabbè, insomma, ragazzi, adesso andiamo avanti. Ci sarà l'easter egg, sicuramente ci sarà l'easter egg. Sicuramente si potrà vedere tipo il basilisco, non lo metto in dubbio. Però entrare non penso si possa entrare. Sì, anch'io penso ci sia un easter egg. Si vedrà il basilisco, si vedrà il serpentone andare in giro. Che comunque, ripeto, anche queste cose qui le vediamo, cioè. Non mi preoccupare che non le saltiamo queste cose qua. Non le vediamo magari adesso, ma sicuramente poi le andiamo a cercare e le troviamo, Anche perché se finiamo il gioco e lascio qualcosa indietro, ragazzi, vado a guardare come si fa, cioè non vi preoccupate, no? Revelio. Vado a vedere le cose che a fine gioco rimarranno indietro, le cercherò e le facciamo insieme. Per adesso naturalmente non mi sto spoilerando niente, perché ovviamente è ancora, diciamo, la prima blind run. Voi sempre a fare a botte, bravi ragazzi. Si chiama la grotta di TikTok. Niente, la mappa è completamente impazzita, ok. La mappa è impazzita completamente. La caverna è là. Vai a fare cruccio a qualcuno. Aspetta, adesso devo andare. Prima devo trovare qualcuno. Ma immagino che nella grotta piena di ragni lo trovo, Dei nemici li trovo nella grotta piena di ragni. Adesso poi appena trovo un nemico facciamo fretta. Allora, dai, sali su. 300 metri. Che cazzo sta sta grotta? Oh. Questa deve essere la grotta di Tobbs. Farò bene a entrare. Direi che possiamo testare. Fighissima!
Fighissima l'animazione. Fighissima l'animazione. Bella, molto bella l'animazione. Proprio di cattiveria, proprio. No, vabbè, ma che c'entra? L'ipogrifo lo uso per cose fighe, non per scappare, andare in una grotta. Confringo. Però hai ragione, potevo usarlo effettivamente. Forza dell'abitudine, poi. Alla tua cosa mancavano tre fiali, se lo si dice, mi credo che non ci vanno le bottiglie per sene stringenti. Salterai il pasto per una settimana. Il padrone di Tobbs è orribile. Salterai il pasto per una settimana. È la peggior minaccia che si possa fare anche a me, tra l'altro. Ah no, si arriva dopo. Okay. Tobbs! Tobbs! Sono appena entrati, Tobbs. Mi manda Tick! Ci sei? Adesso fa sì, sono qui. Avrei dovuto vendere, ora che ci penso, però. Berretto. Voilà. Ci sono boss. Un paio di troll li abbiamo già beccati, in effetti. Berretto, berretto, berretto. No, mi cala di 6 l'attacco per uno di difesa, ma neanche morto. No, no. Ne vendiamo già 2 perché mi piacciono i fast food. Sì. Dipende quali, però sono linee generiche, sì. Cioè, di sicuro in quanto a cibo, definitivamente non sono un salutista, quindi. Mi limito a prendere le vitamine proprio perché mi rendo conto di non assuberne minimamente, quindi prendo le vitamine almeno per introdurre un po' di roba. Però a parte quello. Ah, scusate. Confringo! Che è sto suono? Oddio, il nome dell'ippogrifo non so se si può cambiare. Crunch! Difendo e svegliamo! Confringo! Da una soddisfazione non indifferente usare Crunch, sarò sincero. Da una soddisfazione molto intensa usarlo. È particolarmente piacevole. Revelio! Confringo! Fallo su Fierobecco. Ma no, Fierobecco è la mia cavalcatura. Che faccio? Lo torturo. Revelio! Non potrei mai. Che schifo! Quello è grosso. Quello era grosso. Tanto grosso. Revelio. Quello era grosso grosso. Tobbs è stato qui tempo fa. Deve essersi addentrato nella grotta. Revelio. Ble ble ble. Aia, chi è? Oh. Confringo. No, però. Expelliarmus. Confringo. Come equipaggiamento pieno? Non ho appena scassati due. Equipaggiamons. Oh, senti, scassiamo un po' di roba perché ogni volta apri, chiudi, mi si dilaniano anche i testicoli, eh. Poi senti, quello che è lo venderemo. Pensi che sia Aragog il ragnetto di Hagrid? No, perché non penso sia già vivo, cioè non credo sia letteralmente già vivo in quest'epoca. A meno che i ragni di... No, perché... No, Hagrid ce l'aveva. No, 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 no. I talenti. E adesso li diamo. No, no, perché Aragog è nato che Tom Riddle era già a scuola da un po' e Tom Riddle è nato nel 1926. Qua siamo a fine 1800, quindi non è possibile. Talenti. Arti oscure. Allora. Colpire un nemico maledetto da crucio scaglia un proiettile che maledice il bersaglio vicino. Non me ne frega un cazzo, la potenziamo di base proprio.
La potenziamo di base senza una ragione apparente. Anche perché usare Crucia, Avada Kedavra insieme potenziate ti permette di fare la Avada Kedavra ad area. Praticamente. Confringo! Crucio lo fai ad aria e la Avada Kedavra potenziato ti dice che se usi Avada Kedavra su nemici maledetti la fa ad aria. Difendo. Expelliarmus. Confringo. Gli altri non li metti, aspetta, non c'è fretta. Non c'è fretta, non li usiamo alla cazzo di carità. Rebellio. Il boss era il ragnone gigante. Reveglio. Il boss sicuro sarà il ragnone gigante. Che creatura. Reveglio. Ah, che creatura Revelio. Che schifo queste creature Revelio. Confringo. Non mi attaccate qua, che questo mago quando è piegato a pecora non sa usare la magia, abbiate pazienza. Reveglio! Crucio! Ho sbagliato per sempre! Confringo! Defido! Expediamo! Confringo! Expediamo! Crucio! Defido! Stasera che Top sembra che ha prosciugato tutte le sanguisughe di questo livello della grotta e è sceso più in profondità. Top spera che il padrone attenda il suo ritorno perché è pericoloso seguire le tracce. La vedo davvero male. Reveglio! Disse il mio perloquista. Non cascare però, Confringo! Può non modificare il tempo di ricarica della Avada Kedavra, aveva messo 0 secondi, ma che gusto c'è così a giocare? Perdi anche il gusto a giocare così, che senso ha? Se vuoi far per il meme va bene, ma se no... Se lo fai per memare ci sta, se no che cazzo... Skull, grazie per la sub, Palatino! Welcome back to the Army of the Ducks. Tu lo vedi male, Revelio? Sì, molto, lo vedo malissimo, Revelio. Non sto trovando così tanti oggetti. Che vai avanti. Expediamo. Defendo. Confringo. Sì, aglio. No. Che cazzo è le bombe atomiche? Reveglio. La precisione, sono aracnofobico. Dovresti essere soddisfatto. Li sto sterminando. E non hai visto ancora nulla. Ah, vedrò. Con calma e patience, vedo qua tutti. Accessori non identificati. Zergut. Aspetta, non devo fare. Confringo!
Confrigo. Revelio. Importante è che non tralasciamo oggetti indietro. Questo è fondamentale. O almeno prendiamo quanto più possibile. Confringo. Revelio. Confringo. Eccolo, l'ho trovato. Ho la sensazione che quell'elfo domestico sia padrone, Tobbs. Padrone, se troverà il corpo di Tobbs, il grosso ragno avrà avuto la meglio. Tobbs è d'uso espertivo e merita punizione. Tobbs si sente debole e stanco. Tobbs. Povero Tobbs. Lasciato qui da solo coi ragni. Tobbs Lemurt. Revelio. Direi che Tobbs Lemurt. Di Atik del suo amico. Vorrei, però prima devo trovare un modo per uscire. Ah, ma non, che stupido, ho già fatto, ok. Ho già risolto, non devo andare avanti. Confringo. Basta, ora posso tornare indietro. Revelio. Oh, a grandi linee abbiamo preso più o meno tutto. Prendiamo. Prendiamo l'ultima cosa e andiamo un attimo a vendere, raga, perché sennò. C'è una cosa. No. Se è lontana, non sto a tornare a fare il giro per prenderla. Sì, sembra essere abbastanza in cu. Attenzione. Non tralasciamo delle cose abbastanza. Posso prenderle e venderle? Revelio. Ho vendo i cadaveri. Ho già visto quel tavolo. A quanto pare sono tornato all'ingresso della caverna. Ma perché, scusa, non potrei tecnicamente anche solo usare il teletrasporto? Devo uscire proprio dalla caverna così di base. Ah no, a quanto pare dovevo uscire così, ok. Va bene, andiamo un attimo a Hogsmeade a vendere due cose e poi diciamo a Tick che il suo amico è diventato concime. Arrivo, Tick, abbi pazienza, vado a vendere un attimo perché qua sennò è un delirio. C'è anche una missione secondaria lì, tra l'altro. What? A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. La gallina è sempre quella? Come farò senza di lei? Signora? No, signora, è un nano. Salve. C'è un goblin. C'è qualche problema? Decisamente sì. La mia adorata Mooncalf Biscotto è stata rapita da dei bracconieri su a nord. Quei bruti. La sua che? Ho provato a reagire, ma non potevo competere. Mi dispiace davvero tanto. Garnuf. Mi chiamo Garnuf. Io sono solo un goblin e neanche dei più coraggiosi. Non ho alcuna possibilità contro dei bracconieri assetati di sangue. Oh, povera Biscotto, posso solo sperare che riesca a fuggire. Signore, mi si struccia il cuore che... Cercherò di trovare la tua Mooncalf, Garnuf. Grazie, se solo tutta la stirpe magica fosse così gentile con i goblin. Oh, ci mancherebbe, crucio! Se riesci a riportarmela sana e salva, prometto di ricompensarti per il disturbo. Sarà meglio, sennò ti faccio imperio. Cerca e ti faccio mettere un dito nel culo. Attenzione, i bracconieri sono tipi senza scrupoli. Allora, un devo attimo. Devo cercare di salvare il Mooncalf di Garnuf. Sì, sì. Devo dirigermi verso nord per trovare i bracconieri. Sì, zio, ciapa su, prendi sta roba. Ah, il bernoccolo degli affari, eh? Sì, è questo qua, vedi. Effettivamente mi è cresciuto proprio per il mio sesto senso con l'economia e le finanze. Stavo per vendere il coso. Va bene. Non si può dire che il mio negozio non sia ben fornito. Non si può dire che ti abbia mandato in fallimento economico. Hai mandato mezzo Hogsmeade in rovina. Oh, almeno avranno un sacco di vestiti interessanti. Allora, dove merda sei? Accampamento. Ok, 800 metri. Ah, non posso. Vabbè.
Andiamo a recuperare un attimo biscottino. Ci facciamo anche dei soldi così. E magari nell'accampamento dei braccocazzi troviamo anche qualcosa di utile. Posso usare il mio uccello, per favore? Mi fai montare sul mio uccello, per favore? No, niente, non posso montare il mio uccello. Però sta cazzo di Hogsmeade di merda tutta circondata da mura. Non posso usare neanche lo scopone, perché fino a quando non esco da sta area di merda non me le fa usare, ma... Quella salve. Action! Ok. Vieni uccellone, abbiamo roba da fare. Andiamo! Oh, calmo, t'agitare, poverino. Non mi fa tirare fuori l'uccello in città, veramente. Ma Hogwarts Legacy adesso non è assolutamente ottimizzato per il multiplayer, cioè imploderebbero i server. Vai! Foresta proibita. Ok, atterriamo un filo indietro perché dobbiamo farli secchi. Sì, adesso andiamo. Adesso riferiamo anche a Tick, che c'era una spiccione secondaria che mi chiedeva di. Bracconieri! Allora Garnuff aveva ragione. Sì, va bene, rientra. Meglio però essere prudenti. Sì, rientra, rimetti l'uccello nei pantaloni, però. Come faccio? Vai, rientra. Ah, andiamo alla vecchia. Soffri, maiale! Soffri, animale di merda! Trasformata in una gallina? Quelli di Rookwood non si arrendono. Espediamo! Dov'è quella? Para questo! Difendo! Io non farti male! Confringo! Expediamo! Confringo! Reducto! Guarda la luce spegnersi nei tuoi occhi! Confringo! Guarda! E va! Reducto! Grazie, signora! Confringo! Reducto! Reducta! Io non ricordo assolutamente qual è la magia per tagliare i colpi, quindi senza offesa, signorina. La tua magia speciale? Soffrico. Sono animagus. Erano animagus. Che carini! Li dobbiamo salvare tutti e ci riteniamo. Rebellion. Dico, tu non sei stato in grado di proteggere quei piccoli suini, quindi me li tengo tutti io perché tu sei inutile. Sì, può essere accio levioso, ma faccio prima, li faccio crucio in faccia così vedi come para quella. Allo, Mora! Chi di voi è biscotto? Chi di voi è biscotto? Biscottino? Io come faccio a saperlo? Come faccio a sapere chi è biscotto, scusami? Per me è questo. Biscotto? Biscottino? Come faccio a saperlo, scusami? Ma devo prenderlo? Non ho capito cosa devo fare, non ho mica capito io. Ah, è questo biscotto!
Non vieni... fare storie. Non ho nessuna intenzione di farti del male. Oh, biscotto di merda. Dai, veramente, biscotto di merda, devo fare così? Se no lo stai fermo? Ma rincoglionito di merda, me lo miri? Biscotto di merda. Va bene, biscotto. Torniamo da Garnus? Che ne dici? Non posso fargli crucio, poverino. Sennò come glielo riporto? Tutto scassato. Glielo riporto tutto rotto dopo. Questo ci paga. È importante la qualità della merce in consegna, scusate. Gli faccio crucio. Gli arriva tutto sbragato così. Rallenta. Ecco, così. Rimane tutto rincoglionito, cioè. Salve, lei è? Salve, lei è? Come si ferma sto uccello? Sto provando. Senti, cane di merda, basta! Espelliamo, comprendo! Cagare, animale. Dicevamo, salve, lei è? Ah, ma è sempre lo stesso scemo dell'altra volta. Vedi se c'è qualcosa, sì, che ti serve. Sai che è la scopa nuova ora che ho 11.000? Cthulhu, grazie per aver dato una sappa, la tiro. Sai che sta scopa nuova la compriamo? Grazie per la fiducia che mi hai accordato. La compriamo, raga. Ce la mettiamo la scopa nuova. È più veloce piacere delle altre. Falce dei cieli. Fa te. Falce dei cieli è un nome impegnativo. Cioè, il prossimo nome qual è? Cazzo anale detonante nel culo? Proviamola un attimo. Mi fa piacere che Arn abbia riavuto. Non sembra un po' più stabile, però non vedo tutta sta differenza, onestamente parlando. Secondo me è solo estetica. Ah, può essere. Effettivamente non sto notando particolari differenze. Bella è bella, però. No, però c'è scritto agile, cioè vuol dire che non ha differenze. Cazzo serve una descrizione allora? Carina comunque. È solo estetica, vabbè, sti cazzi, raga. Tanto gli oggetti come le scope e le robe li volevo tutti, quindi prima o poi l'avrei dovuto ricomprare in ogni caso. Vabbè, carina, mi piace. Non posso usarla in città. Ops. Aio. No, non vedo molta differenza, non penso ci sia alcuna differenza, penso sia veramente solo estetico. Però, oh Cristo! Ah, meno male, ho le ginocchia in tungsteno, perfetto. Ho le ginocchia in piombo, meno male. Fai il reso. Vabbè, raga, sti cazzi, dai. Oh. Tanto voglio dire, abbiamo ancora 6.000 da parte. Escogiterò qualcosa per salvarti. E poi lui ci deve dare i soldi. Garnuf, ho salvato Biscotto. Dici sul serio? È ferita? Era spaventata? E tu stai bene? È stato spaventato. Siamo entrambi bene. Biscotto sta bene, e anch'io. Sono riuscito a salvarla senza troppi problemi. Oh, grazie al cielo. Con i bracconieri c'è sempre da aspettarsi il peggio. Non vedo l'ora di riportarla a casa. Mi manca vederla dazzare di sera. Mi dà gioia. Sarò felice. Vorrei una ricompensa. Puoi riaverla, al giusto prezzo, si intende. Scusami, No. Ma certo, pagherei qualsiasi cifra per la mia adorata biscotto. 20.000! Oh, piccola dolce biscotto, la mia saggia e nobile Moonkalf. Ed ecco la tua ricompensa. Te la sei meritata. Non è che io vado in giro ad aiutare gente gratis. Ho rinnovata fiducia nella stirpe magica. Quanto sganci? Mi hai ridato un po' di fiducia nella stirpe magica. Biscotto ed io non sappiamo davvero come ringraziarti. No, biscotto, quanto sganci? 300. 300, va. Difendo, culo. 300, cagare, almeno 500. 300, sti goblin tirchi che non tirano fuori i soldi. Ma pensate che roba. Tirchiazzo d'un goblin.
almeno 5.000. Allora, andiamo, diciamo a Tick che il suo amico è imploso, però devo capire dov'è la missione, mo. Aiuto. Ah, di a Tick del suo amico, perfetto. Allora, Tick, il tuo amico è esploso male. Dove merda è? Ah, ma Tick è nella stalla di necessità, tanto è sempre lì. Tick. Tick, sono stato alla grotta. Splendido. Tick spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tick, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo. Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs furono separati. Tick e Tock. A Tick è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tick è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico. Del suo amico Tock. Brinderà lui con la morte nel cuore. Io impassibile. Io impassibile. Tick, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Adesso sblocchiamo anche il vestito. Sei molto gentile. Ho i soldi, Tick. Vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. Al giusto prezzo. Stai, sì, Tick. Proprio una magia fighissima da farle vedere, però non va. Che così. Mi piacciono i miei fuochi artificiali, però guarda che meraviglia. Ah! Ah, adesso la guardo la stanza. No. Poi ci dobbiamo dare anche una sistemata. Questo è già più guardabile, ma questo è carino. Madonna mia, per adesso stiamo così. Sì, la prof è ancora in ostaggio, fortunatamente. Non voglio che se ne vada più. Vediamo cosa abbiamo qui. Ma stai scherzando? Ma scusa, ma io perché posso creare 6.000 universi diversi? Cioè, ma guarda, ma... Revelio! Ho capito, ma io ogni volta che penso a qualcosa creo un pianeta, cioè... Sì, io sono il contrario di Thanos, sono il creatore di mondi, invece che il distruttore. Dio ha creato un mondo in 7 giorni. Io ci ho messo 5 secondi, quindi è un po' scarsino, Dio. Uova di Ashwinder. Sei zelo. Allora, papere. Io anche questa sera vi ringrazio per il follow e cirle sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, paratini, vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domani. Notte, papere!